Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e grazie per essere tornati per un altro video di pulizia motivazionale. Cominciamo con il piegare i panni. Avete visto all'inizio vi ho zoomato come faccio io e do semplicemente una bella stiratura con le mani. Vado a stendere molto forte le mani sulla maglietta, sul pantalone, quel che sia, in modo tale da cercare di togliere quasi tutte le piegoline che ci sono, o anche per esempio i segni delle mollette che si fanno molto spesso. Il consiglio, come già vi ho detto negli scorsi video, è quello di quando si prendono dallo stendino o dai fili, insomma quello che abbiamo, bisogna riporli su una sedia, insomma su un qualcosa diritto senza metterli tutti accumulati. E se riusciamo, perché a volte non riesco neanche io, come in questo caso, infatti li vedete un pochino tutti sparsi, dobbiamo cercare di andarli a piegare subito e vedete che vi troverete una meraviglia, i panni non sono assolutamente tutti sgualciti. Aren't you tired of the drama? You use your words like they are knives. I don't need that type of drama. And trying to be tough all the damn time. You try to make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong. Quanto mi scoccia sistemare i panni dopo che li ho piegati, infatti molte volte li lascio lì sul mobile e li sistemo la mattina dopo, però siccome in questo caso era pomeriggio e poi avevo voi come motivazione, li sono andate a riposare subito, li sono andate a sistemare ognuno al suo posto subito subito e devo dire che ho tolto comunque un lavoro da mezzo per il giorno successivo. Looking at me so cold. Get over yourself. Are you for real? Why are you looking at me so cold? One's love is now we're enemies. You try to make yourself feel better. Allora, sono le 16:45. Jacopo si è svegliato. Già da un po', avete visto, insomma, quando ho fatto il video praticamente si è svegliato. Io sto lavorando un pochino ai vari video, vlog e via dicendo, però siccome si è fatto orario, questo monellino ha un po' di fame. Sì, mamma è iniziata ad andare di là. Allora, oggi voglio farvi vedere un pochino la nostra serata estiva, diciamo, perché ormai siamo a giugno, siamo in estate. E quindi voglio farvi vedere un pochino la nostra giornata e anche se siamo in estate, ogni tanto capita la pioggiarellina e quindi ci stanno i panni stesi in casa. Perché, ragazzi, da stamattina doveva piovere, alla fine non ha piovuto più, siccome poi sono uscita, mi ritrovo con questi panni in casa. A parte questo, qui ci abbiamo Vincenzo che dorme. Eccolo qua, mentre Christian è di là in cameretta che sta, niente, sta vedendo la TV. Questo che cos'è? Il pacco che è arrivato di mio marito, perché ho mandato giù prima Vincenzo a ritirarlo. E niente, quindi partiamo con la merenda di questi monellacci, dopo andranno a tagliare anche i capelli. E per merenda io gli do una merenda veloce perché la dobbiamo togliere da mezzo, siccome tra poco scadono. Ok. Scadono proprio domani, quindi se li devono mangiare, niente. Merenda con il fruttolo a dessert a cioccolato e fior di latte. Per la mamma, non lo so, un caffè sicuramente. Questo è l'ultimo caffè della giornata, non ne prendo più. Vorrei aprire il cocco. Ok, lo apriamo insieme sperando di non fare guai. Speriamo.
Vai. Io voglio questa. Lo yogurt. Cosa? Vuoi vedere i cartoni? Sì, io amo il pink. Mm. Comincio con il preparare anche la cena e in questo caso vado a fare delle trofie integrali con zucchine e speck. Allora, cosa faccio? Vado a tagliare a dadini molto piccolini la zucchina e una cipolla rossa. Usiamo la cipolla rossa perché è comunque più dolce di quella alla bianca. In una padella vado a mettere olio extravergine d'oliva, aggiungo la cipolla, faccio soffriggere un po' e poi vado a mettere le zucchine. Stessa cosa come per la cipolla, faccio soffriggere un pochino, poi vado ad aggiungere un bicchiere d'acqua, io ho usato la brocca quindi mezza, e poi niente, metto il coperchio e lascio cuocere la zucchina. Poi quando è pronta faccio assorbire un altro pochino l'acqua magari che c'è in eccesso, vado a buttare la pancetta ed è pronta, è una pasta velocissima e soprattutto super buona. Io di solito facciamo a pranzo il primo con una verdura e la sera il secondo con appunto il contorno una verdura, però a volte mio marito mangiando fuori capita che il primo non lo mangia e quindi la sera ogni tanto devo pur farlo, però abbiamo usato ecco le trofie integrali, devo dire che sono buone, le ho tolte un pochino presto, erano leggermente al dente, a noi piacciono un pochino più cotte, però comunque è venuta lo buonissima lo stesso. Dimmi, no, ho annaffiato, basta, dove la vuoi mettere? No, ho annaffiato già tutto. Cristian si è cambiato, tu dico fa questo zainetto? Io dai capelli. Devono andare a tagliare i capelli, ma lo zaino non serve. Sì. Stanno aspettando il papà, così vanno a tagliare i capelli. Aspetta papi e dai capelli. Io non voglio qua. No, qua, va bene? Ragazzi, io ne ho approfittato che mio marito ha portato Christian e Jacopo dal parrucchiere e ho solamente Vincenzo qua, ma lui sta nel salone e ho lavorato veramente tantissimo al computer e vi volevo far vedere la bellissima giornata che io purtroppo non ho steso i panni fuori perché doveva piovere, comunque la bellissima giornata, anzi diciamo ormai tramonto perché sono quasi le 20, che c'è qui da noi in provincia di Salerno, in Campania. Quello là è il Vesuvio, lì giù c'è il sole che sta tramontando e guardate, ci sono veramente
delle belle nuvole bianche. Laggiù, diciamo verso Salerno, ci sono molte molte più nuvole. Invece di là, essendoci il Vesuvio, è Napoli. Io, ragazzi, adoro guardare le nuvole e anche gli alberi, mi perdo veramente nel guardarli e vedere la loro naturale bellezza. Sono, secondo me, qualcosa di magnifico. Questo invece è il corso che c'è giù al mio palazzo. Qui abbiamo sempre la bandiera dell'Italia e qui c'è sempre il nostro cartellone, manifesto, lenzuolo: andrà tutto bene, io resto a casa, con un arcobaleno un po' scambiato, anzi catturato, perché lo facemmo con gli acquerelli, quindi veramente ha mantenuto anche lui. Qui c'è un po' di traffico. Adesso per cena voglio fare, aspetta, chiudo già le finestre, già mi trovo. Per cena, avete visto, ho messo a fare le zucchine con la cipolla. Ora ci vado a mettere all'interno lo speck e poi vado a metterci, se non erro, o i fusilli o le trofie, comunque, che ho presi da Euroskin, no? Sono integrali, e vado a fare quella là come pasta, perché comunque ce l'ho acquistata già da un bel po'. E niente, ecco, io finora ho lavorato al computer, sono veramente contenta perché almeno ne ho approfittato, che io non ho troppe cose in mano, ne ho approfittato che c'era Vincenzo Lucia, fatemi a paura, ma ne ho approfittato che c'è silenzio ed ora metto a cucinare. Yeah! We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Vicino alla pasta, come vi dicevo, non sono andata a fare un secondo tipo frittata, carne, pesce o formaggi, ma ho semplicemente fatto due insalate. Ho usato questi bei piatti rettangolari di IKEA grandi e ho messo, dopo comunque vi faccio vedere, pomodoro, rucola e avocado per me, mentre pomodoro, rucola e broccoletti per mio marito. You give me a sign, give me a sign, oh, give me a sign, baby, give me a sign, just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this, can't resist to be a little risky and go for it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign, give me a sign, oh, give me a sign, baby, give me a sign, just give me one more. Talking to you and here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Peccato che non potete sentire il profumino che c'è. Allora, qua il condimento è pronto. L'acqua la posso alzare di nuovo la fiamma, tanto mio marito sta giù al palazzo che sta parcheggiando. Qui pure possiamo spegnere. Ok, ed ora vado a grattare un pochino di grana padano e poi dopo, quando è pronta la pasta, ce l'andiamo a mettere all'interno, così si crea anche un pochino di cremina. E il sale non ce l'ho messo perché tanto lo speck è comunque abbastanza salato. Il grana padano è salato e poi lo vado a mettere comunque nell'acqua per la pasta, quindi niente sale nelle zucchine. Questo è il secondo barra contorno che ho fatto: pomodori, avocado e rucola per me e broccoletti e rucola per mio marito. Lì c'è Vincenzo. Ora apparecchiamo che è arrivato papà. No.
E il cocco oggi non l'ho aperto più perché non trovo il martello. Dopo lo faccio aprire da mio marito. E nel frattempo sono le 20:05. La pasta è questa qua. Qual è? Le trofie. Trofie, ok. Quindi vado a fare questa pasta qua. Mamma mia, che fighetto! Fammi un po' vedere. Oh, Adlawa! La faccia mia, fammi vedere. Wow. Quando è pronta la pasta, cosa ho fatto? Sono andata a scolarla e come una cretina mi sono dimenticata di lasciarmi un pochino d'acqua di cottura. Voi se vi ricordate, lasciate l'acqua di cottura giusto un pochino ed io ho messo nelle zucchine un 3-4 cucchiai di acqua calda. Sono andata a mettere il grana padano e con l'acqua e il grana padano va a poi a crearsi una bella cremina e sono venuti veramente veramente buoni. Se li provate, fatemi sapere. When the lights go out and there's no doubt that I should be with, that I should be. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, benedici questo cibo. Signore, benedici questo cibo che stiamo per mangiare. Donalo a coloro che ne necessitano e donaci sempre tanta salute, pace, amore e serenità. Proteggici da questo virus a noi e ai nostri cari. Amen. 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 Ma che vedi? Non c'è nulla da vedere. Ma già dopo che all'interno dell'abitazione la conferma è sospesa. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. E dopo mangiato, come ogni sera, vado a fare i piatti. A fare i piatti per modo di dire, perché li vado proprio a buttare, soprattutto di sera, in lavastoviglie. Ricordo, ancora prima di comprare la lavastoviglie, che dissi vicino a mio marito: no, vabbè, ma io la userò proprio quando sono stanca, cerco di limitare proprio l'utilizzo. Ragazzi, se non ce l'avete, ve la comprate. All'inizio fate il mio stesso ragionamento perché abituati a lavare a mano. Insomma, dici no, vabbè, la uso solamente quando sono stanco oppure quando siamo tante persone. Ma poi quando ce l'avete vi faccio vedere che man mano ci prendete confidenza e non l'abbandonate più. Comunque, io a volte a pranzo, se utilizzo pochi piatti, insomma, poche pentole, li lavo a mano, ma altrimenti li metto in lavastoviglie, la finisco di caricare la sera e poi avvio il lavaggio. Come detersivi, ragazzi, utilizzo Finish oppure quello là di Eurospin, Lidl, insomma. Quel che è senza problemi, mi ci trovo benissimo. E poi vado a fare il piano cottura. Il piano cottura, come già vi ho detto, è di vetro e lo pulisco semplicemente o con anticalcare oppure con questo prodottino che ho acquistato ora da MD. È il facsimile, diciamo così, del Rio Melaceto. È veramente ottimo e devo dire che mi trovo meglio con questo anziché con il Rio Melaceto originale, che infatti io non ho più acquistato perché non mi piaceva, insomma, lascia parecchi aloni, non mi piace, oppure semplicemente con il prodottino che faccio con aceto e alcol. So give me a sign, give me a sign, baby, just give me a sign, baby, give me a sign, just give me one more, talking to you and here we go again, staying up all night to see if you've been texting me, where do we go from here, I wanna go all in, so give me a sign. Negli scorsi video vi ho tra virgolette svelato questo metodo che ho scoperto per togliere le macchie dalle ante dei mobili. A proposito, chi ha provato, fatemi sapere qua sotto nei commenti, fatemi sapere se avete provato, che risultato vi ha dato, insomma, fatemi sapere. E potete andare a togliere le macchie da vicino ai mobili, macchie di acqua oppure macchie che avete cucinato di sporco con la gomma magica oppure la trovate con il nome di spugna magica. Visto che me lo chiedete
chiedete in tantissimi dove acquistarla, ragazzi, o in grandi supermercati o anche alcuni discount la vendono, o addirittura anche su Amazon ho visto che ci sono, per esempio, pacchi da 10, pacchi da 20 a un prezzo veramente buono e quindi anche online potete trovarle se non riuscite a reperirle nel vostro paese o città. ¿Cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Quiero baby, dime cuántas veces me volviste demente. Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Faccio andare un lavaggio di panni, vedo un pochino quali panni ho in più, se colorati, se bianchi o qualsiasi altro, qualche altra cosa, e poi andiamo a lavarci e poi finalmente a letto. Cosa mi ha scritto Vincenzo, mi ha fatto. Mamma, ti voglio molto molto bene, mamma. Grazie, amore. Ciao mamma, vieni qua, vieni qua vicino a me. Allora ragazzi, è arrivato il momento di addormentarci. Spero che questo video anche oggi vi sia piaciuto e come sempre non dimenticate di iscrivervi al canale, sempre se vi fa piacere, giustamente. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Get up again.
looking at me so cold. Get over yourself, are you for real? Mm-hmm. Why are you looking at me so cold?